Buongiorno, buongiorno a tutti. Come avete capito, il mio compito oggi è divertente, appassionante, ma anche complicato. Io mi dichiaro subito una grandissima fan del film e della serie, naturalmente, e vi presento tutti. Io direi che chi è chiamato deve fare un cenno per chi non sa. Allora, innanzitutto parliamo dei registi: Giacomo Ciarrapico, Mattia Tocco. Chiederemo il primo saluto ai produttori, che sono Lorenzo Mieli per Whiteside e Paolo Del Corpo per la Cina. E poi naturalmente la troupe di Boris, la troupe, il cast, insomma tutto si confonde, che sono in rigoroso ordine alfabetico: Luca, Amoriso, Alfredo. Amoriso, grande. Valerio Aprea, Vini Buschetta, tutto Paolo Calabresi, Biasci, Carolina Crescentini, Corina, Anna Maledetta, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Diana. Il regista di tutti, Francesco Pannofino. Massimiliano Bruno, però insomma siamo tutti qua. Allora io la prima cosa però chiederei, diciamo il rituale anche saluto eccetera dei produttori, però a Paolo Del Blocco vorrei chiedere in particolare come mai Rai Cinema, qui non c'è una sottile ironia, ma produce, cioè distribuisce, produce Boris. Rai Cinema produce, 01 distribuisce. Come funzionano i microfoni? Ha detto mi farà fare un film davanti a tutti, ma magari. Comunque il mio legato non potevo spostarlo. Buongiorno, quando Lorenzo ci propose questo film è chiaro che all'inizio un po' l'impatto, cioè Boris al cinema, insomma, i primi 5 minuti quindi abbiamo avuto un attimo, poi la verità è che Cecilia Valmarana ci ha così rotto le scatole a tutti per fare questo film, e quindi dobbiamo a lei il merito e la responsabilità di averci molto creduto. Però devo dire che dopo 5 minuti ci siamo entusiasmati tutti, c'è anche un qualche cenno di autoironia, ma insomma è meglio, in un mondo così serio se ci prendiamo un po' in giro tutti è meglio, quindi siamo molto
felici di aver contribuito insieme ai produttori a realizzare questo film. È un film che uscirà in modo importante, uscirà con 01 con oltre 300 copie, e niente, adesso ci entusiasmeremo ancora di più nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Allora chiudiamo anche a Wellside, quindi un saluto, un commento anche all'autoironia di Rai Cinema, se vogliamo. No, devo dire che l'autoironia è stata tanta, perché se avete visto il film, già la prima riunione i tre sceneggiatori e registi ci hanno venuto a dire: noi parleremo di voi principalmente, e loro hanno accettato da subito, quindi in questo hanno dimostrato di essere coproduttori e distributori perfetti di questo film. Perché un film? Perché poi si aveva fatto tre stagioni belle, molto belle in televisione, e perché aveva anche ancora molte cose da dire, e il cinema secondo noi era il passaggio giusto e necessario per dirle sull'Italia, sul paese, sul cinema, sulla televisione, sul momento storico che attraversiamo. Quindi questo è il perché. Ecco, io immagino che ci saranno molte domande, però partirei subito con due curiosità mie, se è possibile, che riguardano quello più i registi, gli autori, insomma, del film. La prima è il boicottaggio di Boris. La prima è sul Facebook, leggo appunto che nel finale della sinossi a un certo punto c'è questa frase: la grande commedia incombe. Allora volevo chiedere innanzitutto se, e come è evidente questo è anche un film sul cinema italiano, se questa così condanna della commedia è proprio quello che volevate raccontare in qualche modo, questa condanna inevitabile per cui dalla casta si passa alla Natale con la casta, e il grande successo, il grande predominio della commedia. E la seconda è una curiosità mia personale, a cui non resisto, ma Aurelio De Laurentiis ha visto il film o l'ha già visto, lo vedrà, non l'ha ancora visto, non vedrà mai? Risponde chi vuole, non sappiamo chi ha il microfono, però questo è il problema che ci turba. Sì. Beh, la domanda andrebbe fatta a lui, quindi non vorrei rispondere per Ma voi non gliel'avete mostrato? No, credo di no, insomma, che io sappia. No, in realtà sì, appunto ci divertiva, nel senso che comunque c'è un fenomeno di televisizzazione anche del cinema, quindi in questo caso la grande commedia era la più spaventosa delle minacce. Naturalmente ci diverte raccontare questo personaggio che nei Ferretti, in quello che Giacomo ha definito un road movie da fermo, insomma una sintesi che ci piace molto, nel senso che è un viaggio da fermo in questo complesso presente, in questo complesso paese dove l'eccellenza è praticamente impossibile. È come se far bene le cose significasse lanciare un segnale equivoco agli altri, e anche il nostro Ferretti non riesce a fare quello che sogna e che spera, e viene in qualche modo inglobato in un vortice che poi raccontiamo con il film, insomma. Di audio? Allora, gli altri vogliono rispondere su questo tema? Beh, un po' ambiguo in realtà, perché tutto sommato noi facciamo una commedia, se la gente non si diverte abbiamo perso, quindi anche noi siamo vittime della grande commedia che incombe, e anzi speriamo che sia una bella commedia. Detto questo, c'è commedia e commedia, un conto è far ridere fine a se stesso, oppure cercare di usare la risata come mezzo per dire delle cose. Noi speriamo di appartenere alla seconda categoria. Sì. Quello che secondo me abbiamo cercato di fare è di non perdonare in anticipo i personaggi della commedia italiana negli ultimi anni, fa, cioè in qualche modo li denuda, dice guardate quanto sono italiani, perché poi questo è il tema fisso, cioè gli dice altroni, furbi, offessi, eccetera, eccetera. Poi con un gran sorriso, una grande pacca sulla spalla, dice siamo tutti un po' così, cioè dentro di noi c'è un piccolo italiano. Ecco, non
credo che noi denudiamo i nostri personaggi, che sono indubbiamente tipici di questo paese, anche nel loro cialtronismo, ma non mi sembra che li perdoniamo, li capiamo, ma non evitiamo quel sorriso untuoso, un po' stereotipato, quella simpatia stereotipata, che mi sembra faccia la cattiva commedia, che è la commedia che non ha dietro un senso del tragico, mentre a me sembra molto presente nella grande commedia, nelle buone commedie, noi abbiamo un profondo senso di... Questo porta un sacco di gente al cinema, mi pare, nel senso del tragico. Questa è la grande contraddizione. Ci sono già domande? Che vedevo... Questa non la potrei dire io, se possibile. No, dico, questa non la posso ripetere io, d'altra voce, quindi... No, dice che non c'è stato niente a caso di Nane, questo è... Beh, però... Beh, no, comunque qualche cosa fatta a caso di Nane, francamente... anche il film di Ferretti, La Cassa, non è che fosse stato quello pure, però abbiamo tentato anche di un po' di cambiare le carte in tavola, ossia battere su alcuni tormentoni della serie, poteva essere facile, ma abbiamo provato a rinunciare, troppo italiano non c'è, a Cazzo di Cane, Sbarnella, insomma abbiamo evitato di battere quelle cose là, anche per evitare che chi non ha visto la serie si senta escluso. Cosa che accade lo stesso, diciamo. No, visto che è stato tirato in causa, non è un Cazzo di Cane, il detentore. No, in realtà non si dice, ma diciamo che c'è abbastanza incombe perché questa scarcinata troupe, mi è compreso, cominciamo a... nel fango e raggiungiamo livelli abbastanza accettabili di prestigio, insomma si comincia ad intravedere un po' di qualità e di cose, ma si sprofonda veramente molto molto velocemente nel fango dove eravamo prima e quindi è lì che il Cazzo di Cane colpisce, capito? Non viene nominato ma c'è anima utile ma non compare mai. Alleggia. Altre domande? Stiamo guardando, ecco lì. Prima se funziona, se hanno tutti un po' paura a fare la domanda. Allora, a voi tre, visto che ci siamo tre autori, sceneggiatori, ci siamo incontrati 3 settimane fa, siete un po' preoccupati se il film non era abbastanza cinematografico, no, io dico che è cinematografico, però la domanda, ma... gli italiani, quelli che vanno a vedere i cinepanettoni, eccetera, eccetera, cioè, ci arriveranno su certe cose? Questa è proprio una domanda che vi pongo io. Cioè, intanto speriamo che vadano al cinema, insomma, perché già avere quello stesso pubblico sarebbe fantastico. Noi abbiamo cercato di scrivere una storia per tutti, insomma, non pensiamo tanto a un pubblico preciso di riferimento, quindi Boris, la serie e per fortuna anche il film, insomma, nasce anche da una gran voglia di raccontare delle cose, insomma, quindi speriamo che il pubblico sia... più grande possibile. E, è interessante, siamo curiosi di capire quale sarà la reazione del pubblico, insomma, come sarà preso, perché effettivamente è un film che ha anche qualcosa di tragico, di spaventoso, insomma, non è soltanto una commedia, racconta negli intenti, insomma, qualcosa di più, quindi siamo molto curiosi.
nonostante, come dire, la timidezza eccetera, siamo anche ottimisti. Così non sembra, diciamo, da questi minuti. Ma... E poi una curiosità personale, ma la scena della scimmia e della medusa, che ritengo assolutamente un capolavoro, cioè, ma il produttore della Rai non ha pensato a farvela tagliare, censurare, cioè, una mia curiosità. Ne voleva un'altra, con un altro animale. C'è stata ordinata, cioè noi non volevamo metterla. Come pensate che la prenderà Margherita Bui? Come pensate che la prenderà Margherita Bui, ha chiesto la signora. Speriamo si diverta. Ma è la dittatura dell'insicurezza, ma non è solo... Alcune attrici, insomma, dietro l'insicurezza comandano più di Corinna o di Stanis, è un altro modo di essere tiranni. Bisogna decidere anche come la prenderanno presti, perché anche la battuta di Catania comunque... No, però Piovani... Abbiamo Calopresti in linea. Ci vorrebbe la telefonata con me. È anche pronto il progetto di Val dell'Acquacotta, tra l'altro. Allora, innanzitutto complimenti veramente, perché il film a me è piaciuto tantissimo, veramente bello, complimenti tutti, bravissimi. A proposito della dittatura dell'insicurezza, vi voglio vedere un po' più sicuri. Io capisco che c'è la... ovviamente, vi capisco, però avete fatto un film bellissimo, avete fatto un film diverso, avete fatto un film vero. Perché è inutile che siamo qui a cincischiare, i cinepanettoni sono una cagata. E finalmente lo possiamo dire in maniera divertente e intelligente, insomma. Quindi viva Mattia, viva Giacomo, viva Luca e viva tutto il cast. Complimenti, avanti così. Però non lo scrivete questo, ragazzi. Su questo vedo che mantenete. Io risento così. Ma invece io mi chiedevo, scusa, in questo momento di pausa delle domande, se il funzionario, il meraviglioso funzionario di Andrea, sì, di Antonio Catania, che ha paura di essere retrocesso alla sezione cinema, che io trovo proprio una cosa, se secondo voi in realtà è ancora una visione attuale in questo momento, così, no? Sta paura di finire fra la forfora e gli occhialini alla Gramsci, la salmonella, questo che è apocalittico come... A Cecilia o a Chino. A chi è finito nella sezione cinema? Chi è finito nel ghetto? Così ci divertiva che per un dirigente televisivo fosse lo scenario più angosciante. Dice il cinema, è una cosa più abominevole. Gelo. Allora, volevo chiedervi innanzitutto, voi sceneggiatori, quanto materiale anche buono avete buttato via? Perché non è facile da una serie di 3 stagioni, dove c'è tempo di approfondire ciascun personaggio, capire cosa tenere e cosa lasciare. Quindi quanto tempo ci è voluto per condensare? E poi, sì, qui diciamo tanto del cinepanettone, ma in fondo voi prendete in giro anche il cinema d'autore, perché insomma un film tutto di piano di sequenza, fotografia fredda, eccetera, gli artistoidi, anche quelli li prendete in giro per bene. Grazie. Sì, domanda difficile, mi ha capito. No, la prima, la cosa che abbiamo parlato, la prossima volta che ci chiedono di trarre una serie, un film da una serie, chiediamo 3 ore minimo come tempo per questa commedia noiosissima che faremo, perché è impossibile mettere 15 personaggi che ci hanno divertito, ci hanno accompagnato dentro un'ora e 40. Quindi noi abbiamo provato, le abbiamo martellati dentro e credo abbia, non so, la sensazione che abbia funzionato. E sì, abbiamo buttato via, spero, un sacco di roba buona, perché roba tipo nota io non firmo, perché vabbè, per dire il livello, insomma, questa è una citazione che hanno capito pochissimi e non va bene. Sulla presa in giro, beh certo, dovevamo fare quello, insomma, ma mi sembra che ci sono film in giro che meritano di essere presi in giro, infatti no. Un'opinione di tutti. Ma mi è piaciuta una cosa che è stata detta, cioè sul fatto che, cioè, questa è un film. Innanzitutto, credo che i film di tutto il mondo ormai non siano più così
infilabili in categorie precise, quelle commedia, quello cinema d'autore, c'è una specie di inatto nel mondo, una specie di mescolanza di generi straordinarie. Quindi penso che c'è una grande fatica, credo, nel inserire a forza il film in una categoria precisa. Penso che sia un film che faccia ridere, che fa ridere, fa pensare, basta, secondo me. C'è una scena che ci ha pianto, tante scene divertenti sono state tagliate. Il primo premontaggio durava 3 ore e 5 minuti, non era ritmatissimo, però c'erano delle scene che sono state dolorosissime, una su tutte, la cito per risarcire Pietro, c'è una scena in cui Stanis La Rochelle va a solidarizzare incomprensibilmente in una comunità di barboni e dà per scontato che tutti sappiano che lui ha interpretato il barbone in Occhio del Cuore Blu. E poi a un certo punto dice loro: non cambiate mai. Buongiorno, il microfono ce l'ho io. Augurandoci ovviamente che il DVD che verrà ci saranno un po' di queste cose, in modo da fare giustizia alle 3 ore 5 senza ritmo, come dicevo. Io ho due domande, una riguarda Carriera Crescentini, ma proprio seconda, se possibile. La prima riguarda l'inizio del film, quindi in qualche modo coinvolge ancora una volta il produttore e i registi e i sceneggiatori. Stiamo per avere un Papa, arriverà il 15 aprile, vabbè, sarà il Papa dell'eccesso di forfora, dell'eccesso di pulloverini e insomma di alta intellettualità, che lo aspettiamo tutti. Beh, iniziare con Ratzinger mi è sembrato un atto di estremo vile coraggio, per definire. Volevo capire se anche questo era stato imposto o come l'hanno presa loro, perché mi sembra che questo all'inizio fosse quello di sceneggiatura. Quindi qualcosa su questo inizio, che poi circolarmente torna, non scriveremo il finale, mi auguro che nessuno scriva, tanto per è un'ennesima che, però volevo capire qualcosa su questo Ratzinger giovane. Sono stati fatti papi giovani, è vero, però in un altro modo, insomma, no? In TV. Quindi dobbiamo raccontare anche di un papa che aveva degli strani poteri da giovane, indovinava il conto al ristorante prima che arrivasse, piccole cose, ma poi sentiva l'Italia nel futuro. Nessun problema con la produzione per questo. Sì, vogliamo allora aggiungere questo incipit clamoroso, potremmo dire. No, se si può raccontare è veramente come è andata la cosa del Papa, da voi, perché loro hanno una malattia e da quando è cominciata questa la scrittura del film di Boris parlano sempre del pubblico francese, cosa capirà il pubblico francese di questo film? Quindi in realtà il film cominciava con un'altra gang, che era loro stavano girando un'altra fiction che si chiamava Moggi l'inferno di un innocente, in cui Moggi era Moggi che correva a ralenti libero su un campo di calcio, e poi però a un certo punto, ponendosi il dubbio di cosa avrebbe capito questo pubblico francese fantomatico che forse era questo film, alla fine hanno scelto un esempio più universale, quindi è nato. Almeno non avete perso tutti gli juventini, che sono non pochi. A Carolina Crescentini vorrei chiedere, a proposito di questo filo rosso di cui si sta parlando in bilico fra intellettualità e cinepanettori da prendere in giro, mi sembra che un compito gravoso toccava a te, sia per tempi, Mossetti, far finta di non far finta. Quindi c'è un complimento dietro questa domanda e volevo capire come l'avevate congegnato questo personaggio che davvero esplode rispetto alla serie, perché c'è quella scena del faldone che è veramente trovo iper metaforica, c'entra anche la giustizia, c'entra tutto. Corinna è un personaggio scritto davvero bene dalla prima serie e quindi basta semplicemente abbandonarsi alla sua follia e a questa assenza di intelligenza ma con logica. E poi, senza farsi troppe domande, basta abbandonarsi al gioco, è tutto un grande gioco. Ed è la somma di tante cose e di un pensiero, ed è stato terribilmente divertente. Ma qui sono bravi loro, perché hanno scritto tante, sono delle cose tagliate, ma che a me facevano divertire molto, che io quando l'ho letto, ma come gli è venuta in mente questo? Quindi, complimento a te decisamente, no, è
Carolina è fantastica, appena gli parte Corinna, è una cosa insopportabile. per fortuna quando è fuori continua a essere Corinna, ma un po' si prende in giro e uno riesce a rirelazionarsi. C'è una scena tagliata in cui Corinna diceva a tutta la sinistra, diceva, ma perché vi sentite di dover rimanere fino all'ultimo titolo di coda dopo un film? Perché non ve ne andate? Fino a Dolby Surround rimanete, mentre invece è la differenza tra destra e sinistra secondo lei. Grazie, grazie allora, una domanda per i registi e sceneggiatori. Siete le star di giornata, mi dispiace. Pochi si ricordano del primo film di Giacomo, del primo film di Luca, che sono anche passati a Torino nel 2000, e che erano due film deliziosi prodotti da Arco Pinto. La domanda è, in realtà sono tanti anni che voi fate cinema, che lavorate insieme, Mattia voi in questo momento sta anche facendo uno spettacolo a teatro di grande successo, sì, Sermonti, sì, poi dopo facciamo, sì, esatto, fattuta, però scrivere in tre è una cosa abbastanza usuale, dirigere in tre è già molto più complicato. Significa che avete veramente un'alchimia perfetta. Come fate, come vi dividete sul set, come vi relazionate con gli attori? Perché effettivamente è una cosa un po' inusuale. Beh, è un grande vantaggio dirigere in tre, perché è molto stancante girare per 11 ore, 10 ore consecutive, quindi a certe volte uno si prende 2 ore, va a dormire e gli altri girano. Creiamo una certa confusione costruttiva, noi la definiamo così, ma rincogliamo gli attori con varie informazioni di diverso genere e alla fine si arriva a una soluzione. Ci hanno insegnato che bisogna fare così, l'attore deve perdere i suoi parametri, le certezze improvvisamente. No, è una cosa bellissima perché forse c'è veramente talvolta un po' un mito, una differenza tra l'indicazione dei tre registi, ma come attori. No. Luca, no, ognuno di loro ha una direzione, cioè Luca è profondo, è da le indicazioni profonde, va nel viscerale, e va all'indietro, fa riferimenti colti e teatrali. Giacomo, ah, scusa, ecco, ce l'ho la voce. E tanta anche. Invece Giacomo è più attore, va proprio sulla tecnica, allora tira su, guarda in quella direzione, è più, e invece arriva Mattia, quello più pratico, e fa il riassunto di tutti e due. Va bene? Molte volte non eravamo d'accordo sull'interpretazione di una scena e giravamo entrambi, giriamo prima la tua versione e poi giriamo la mia versione, e quindi facciamo tanta ciacca. Però abbiamo imparato a dire stop insieme, contemporanea, è roba seria, non facile. Però ridevano e sono rassicuranti, e Beul ha fatto ridere, e ci venivano a dire sempre, ha fatto ridere. Io dico solo da spettatrice che mi è piaciuto molto, il film non conosco molto la serie, quindi sono proprio spettatrice pura, bravissimi tutti, ma gli attori straordinari tutti, cioè che non è poco secondo me in una commedia. E poi, no, vabbè, io per noi che facciamo questo mestiere veramente è esilarante tutto, cioè le dinamiche fra regista e le attrici, ma e soprattutto a me la cosa che mi arriva di più è questo accanimento che hanno quelli che fanno il cinema di voler arrivare fino alla fine a qualsiasi costo, per cui l'inventiva, cioè lei, l'attrice Zoccola, che a un certo punto, no, cioè i due che si passano la parte, però in qualche modo trovano un modo per tirarla, cioè
cioè capiscono la psicologia immediatamente dell'altro e di come ottenere quello che devono ottenere. Il regista, quando capisce con l'attrice la finta Bui come interagire con lei, no? Cioè come comunque alla fine arrivare a fare anche il cinepanettone pur di farlo questo film. Questa è la cosa che a me personalmente è la cosa che mi ha divertito di più e poi non so, ecco, la domanda potrebbe essere quanto questo mondo descritto di questa follia del cinema poi rispecchia effettivamente invece le dinamiche altre che sono nella società italiana. Beh, intanto io volevo appunto dire che noi siamo sempre più orgogliosi di questo gruppo di attori, senza i quali Boris non esisterebbe. So che loro non ce lo dicono direttamente, diciamo, ma naturalmente la compressione, la sintesi che il film ha comportato ha implicato anche una sofferenza per ognuno di loro, perché comunque sono stati tagliati delle scene, quindi naturalmente uno sicuramente si affeziona. E li portango ieri. Sentiamo, come dire, strisciare, ma siamo, come dire, comunque felici di presentare al pubblico un gruppo di attori più o meno noti ma straordinari, scelti con criteri, come dire, no, di bravura, di talento, insomma, ecco, di eccellenza in quel caso. E secondo me è una delle cose che ha sempre fatto la differenza, insomma. Noi siamo molto felici di voi, insomma, questo mi piaceva ricordare. Vanessa Compagnucci, dimenticata prima, assolutamente, un applauso. Volevo sottolineare una cosa che avevi detto, mi fa molto piacere, cioè che non conosci, ma poi non mi fa piacere che non conosci la serie, ma che il film è perfettamente godibile, insomma per noi era uno dei punti fermi, cioè fare un film che fosse un film, innanzitutto non l'appendice, per pubblico appunto francese, che è qui numeroso, vedo. Sono contento che tu abbia citato Arco Pinto, perché noi dobbiamo tantissimo a Lorenzo in questi anni con cui lavoriamo bene insieme, ma abbiamo iniziato e probabilmente non faremo questo mestiere se un mattacchione come Gianluca Arco Pinto non avesse deciso di produrci le prime cose. Al pubblico francese, che cosa ne avrebbe pensato il pubblico greco, in particolare per Stanis, ma insomma credo che questo sia una cosa di produzione che non è giusto anche dire. Il pubblico ligure, il pubblico di notari. Dopo il Fiction Fest è uscito un commento su un forum che diceva Boris da paura, loro è impresentabile proprio in pubblico. Non sanno come parlare, sanno che dire, vedo la sessione non migliora. Fate qualcosa voi, insomma. Vorrei smentire questa atmosfera di allegria e volevo sapere che c'era sul set, non era affatto vero, sarà stata una tua impressione, ma immaginate loro tre, lo so che tu sei femmina, allora è diverso, vengono un altro intento, capito? Loro vengono dagli attori e dicono, arriva prima uno, non facendosi sentire dall'altro, dagli altri, arriva a dire, quando dici una battuta, giro dall'altra parte, fai una scossa così, capito? Poi giriamo, io, oh, che stai facendo? Stop! Arriva l'altro, perché hai fatto l'altro? Ma perché? No, dai, non c'è, no, me l'ha detto lui, chi te l'ha detto lui? L'ha detto lui, vero? No, non è possibile, scusa, ma che gli hai detto? Anche se ne vanno discutendo. E passa un'ora e mezza, alla fine tornano e dicono, facciamo due versioni, questo è vero. No? Facciamo una che fai e l'altra che non lo fai. Poi arriva l'altro e dice, facevi quella bella faccia, poi non l'hai fatta più, scusa, rifalla. Cioè questo, capite, noi attori dovevamo fare la sintesi delle tre versioni e cercare di tirarne fuori una. E se no stavamo ancora lì, Se no stavamo ancora a Villa. Dov'è che abbiamo girato? A Bassano Romano, quella sì, quella villa, stava a Bassano Romano, stavamo ancora lì. Alla Gentile. Non si sa, ma noi in realtà la scimmia prima citata, insomma numero 5 di Medusa, noi avevamo chiesto in realtà uno scimpanzé, però che doveva venire in giacca e cravatta proprio, però solo che è ancora vivo Bingo Bongo, che è il più famoso di tutti, ha 40 anni, solo che è diventato aggressivo perché lavora poco e allora non lavora più con gli altri attori.
E poi ce n'era un altro brevissimo, l'Arangotango, ma alcolizzato, e quindi alla fine è venuta la scimmietta che però mordeva, infatti Tirabassi la scena la fa molto nervoso perché poteva mordere in continuazione. E Giorgio ci ha detto, io la faccio, ma prima la fate voi. Cioè prima la fate voi a turno, poi la faccio io. Allora, è vero che Pippo Poco dice che non vuole, non sopporta le spalle, cioè deve stare da solo, deve recitare da solo. Al di là della scimmia, allora io ti abbassano, ma questa è la scimmia, è carina, carina. Ma che? Chiamavo da scimmiarlo. Ma morte! Morte! Ma devi guardare gli occhi, mamma, riguardarci tu a morte, allora vai a vedere la scimmia. Perché questa scimmia era così, poi tirava fuori dei canini così, era brutta la scimmia. Infatti la scena doveva essere fatta con Tirabassi che tiene la scimmia in braccio, ma lui se ne è guardato bene, anche perché c'era una coda schifosa, tutta molliciosa, non l'ha potuta fare. Morte. Subito dato un tocco internazionale alla conferenza stampa. Io Chi ha avuto l'idea fra i tre o fra tutti gli altri di inserire il discorso, come dire, di discesa in campo all'interno della lezione di Cinepanettone, che se non sbaglio l'Italia è il paese che hanno... Sì, ci sembrava inevitabile. Proprio... Sì, che poi il personaggio dice, vabbè, mi è venuta così, poi fate voi, insomma. Inevitabile. E l'altra cosa, scusate, curiosità sempre mia, l'impepata e cozze, cioè chi scrive, che tipo di sceneggiatura è proprio a volerla, a chi si riferisce anche? Magari con dei nomi, dei cognomi, visto che non li avete risparmiati. In realtà è un po' buttarla in cagnara, cioè... No, nel senso che quando si fa un video si vuole un po' intortare chi lo guarda, questo per quanto riguarda il video, si monta velocemente, mette un po' di musica e incoglione le persone. E lo stesso può succedere in scrittura, ti tieni un po' alla larga, fai finta di fare delle cose che abbiano un sapore un po' universale, dici delle cose, si dice non dici, alludi. E quella è l'impepata e cozze. Quella è l'impepata e cozze. Però c'è una domanda prima di la cosa, anche poi possono parlare anche tutti i colleghi, sì. un'ultima cosa possono intervenire su Pannofino, qualsiasi cosa. Ciao, io sono qui non per una domanda ma per un'informazione e per una sorpresa che vogliamo fare a tutti voi. Questi cartelli che vedete sono il nostro modo per parlarvi, per raccontarvi di una manifestazione, di una mobilitazione nazionale di giovani e precari che si terrà il 9 di aprile a Roma e in molte città italiane, il cui titolo è "Il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta". Siamo venuti a parlarne qui con voi, ne vogliamo parlare da voi perché pensiamo che Boris, come pochi, abbia saputo interpretare la precarietà così come noi ce la sentiamo addosso e abbia saputo parlare dei vizi di questo paese. Ecco, noi scendiamo in piazza con lo spirito che avete provato a proporre voi, quello graffiante e ironico, per dire il 9 aprile a Roma e in tante città italiane, per dire che la precarietà del lavoro e di vita che noi viviamo è assolutamente insostenibile, che questo paese non ci somiglia ma non abbiamo alcuna intenzione di abbandonarlo e che la figura dello stagista schiavo non la vogliamo interpretare a lungo. Quindi chi si è divertito, chi ha fatto questo film, chi ha fatto la serie, chi l'ha interpretata, chi l'ha girata, tutti quelli che si sono divertiti in questa sala a vedere la proiezione del film non possono assolutamente mancare alla manifestazione del 9 di aprile a Roma e in tante città italiane per dire appunto che la precarietà è insostenibile e poi dai che il 9 aprile la rigiriamo l'Italia. Grazie. La prima vera botta di vitalità grazie a voi. Non so se la volete messa. Non
perché non vuoi fare più lo schiavo? No, volevo dire una cosa, a un certo punto nella carrellata degli sceneggiatori, alla fine della carrellata c'è la mamma di René che dice a René se vuole i soldi, non so, quella è la mia vera mamma. Che, della mamma si commuovono tutti, è facile far piangere. Grazie mamma, non hanno manco pagato adesso, non è vero. Ho detto signora, ma se la sente fa questa cosa, certo, dove è? Questo è come Valenti, però stavolta accetto. Allora, ci sono ancora domande? Dopo gli attori, domande agli attori, eccole giù, cioè. C'è Piazzetti in fondo, lui? Là. No, volevo sapere, guardando sul cast, sui due casting, come dire, quello reale, che è fantastico perché gli attori sono straordinari dal primo all'ultimo, vuol dire anche, non so, chi ha pochissime scene è stato scelto, mescolate, molti usate molto attori di teatro, magari il grande pubblico non conosce, quindi grazie di questo, perché questo lo fate già dalla serie e lo avete rifatto nel film, il resto è logico, questo film ridistribuisce molto le carte, quindi questo è uno dei meriti. Però volevo sapere una cosa anche sul casting virtuale, cioè come avete scelto i politici che appaiono più o meno nel film, che vengono nominati o magari a cui si allude, da Gianfranco Fini a Walter, che resta così, un po' a metà. Se c'erano altri, se c'era qualcuno che poi avete deciso di non mettere, se su qualcuno c'è stato un problema, eccetera. Io possiamo dire che sul fine eravamo un po' preoccupati perché sono cambiate talmente tante cose negli ultimi mesi. Noi stavamo lì a dire, Dio, ma quando ci conviene uscire? Non è... Perché naturalmente avevamo scritto l'anno scorso, insomma la situazione era molto più piana. Per cui improvvisamente il film era come se raccontasse cose diverse via via che passavano i mesi. A questo punto non so più che cosa racconta. Sì, poi c'era un'angoscia tremenda, perché siccome il personaggio di Stanis dice io da presidente della Camera devo dare il buon esempio, e sembrava che Fini si dovesse dimettere per questa storia della casa di Monte Carlo, e noi volevamo solo non mollare. Sì, esatto, noi speravamo che non cadesse il governo, era gravissimo. No, invece sono dispiaciuto perché c'era un'idea loro che era più divertente di come poi alla fine è rimasto. I tre sceneggiatori certo vengono rappresentati nella sede del PD e lo slogan è Smile del PD, che è una presa per il culo ovviamente, però era meglio Sorry, se lo slogan del PD fosse stato Sorry. No, e come mai non avete messo Sorry? Questo cosa è successo? No? No, devo dire che non ci siamo posti nessun limite nella citazione, né abbiamo avuto nessuna censura. Questo che la domanda in qualche modo dava anche questa sensazione al mondo, vincolava questa ipotesi. C'è veramente qualcosa di incredibile per cui tutto questo. L'abbiamo fatto ed è stato possibile, insomma, diciamo dal primo episodio della prima stagione fino a oggi è un percorso che ci sembra incredibile, nato se vuoi anche da una straordinaria casualità, da forze in campo, da un network, da un produttore, da un gruppo appunto di attori e di autori che lo volevano fare fino a oggi, insomma c'è qualcosa di incredibile, poi nel tempo ci siamo un po' abituati, però insomma se ci fermiamo a pensare alla libertà che abbiamo avuto insomma di espressione, credo che sia un qualcosa di molto raro insomma nell'Italia di oggi, quindi qualcosa di molto prezioso da difendere, insomma siamo molto, molto felici di questo. Sì, allora se c'è un, eccola, vedi, quando dici ultima partono tutti. Allora, una, ancora due, vedi, adesso tre.
Sì, però siccome abbiamo detto l'ultima, adesso non allora, tutti alzano la mano. Boris è un po' un prodotto di nicchia, nel senso che è sempre rimasto sulle reti Sky, è arrivato a Cielo, non è mai arrivato nella televisione generalista. Il cinema era l'unico modo per arrivare a un pubblico diverso. Beh, in parte sì, però è anche vero che il cinema ci va, se va molto bene un film ci vanno 700-800 mila persone, e che comunque sono le cifre che tra le visioni e gli scarichi facciamo anche su Fox, quindi non penso che arriveremo al grande pubblico con un passaggio al cinema. Cioè, non c'è speranza. Sempre con quel buon umore e quell'ottimismo. Nella fiction avevate la rottura, in questo caso andiamo al cinema di Bordone, insomma non c'è speranza comunque. L'ultima domanda. Nella fiction c'era la rottura, si chiudeva con la rottura. Adesso nella parte cinematografica andiamo col cinema panettone, non c'è speranza quindi. È una domanda che contiene la risposta. No, non è vero, insomma io penso che appunto scherzosamente definiamo questo film anche un grido di disperazione, però è molto vitale ed è comico, e insomma se ci sono dei ragazzi che hanno voglia di incazzarsi c'è speranza, però è... Sì, la domanda è per Nini Bruschietta, sono qua. Buone. Ciao. Sottolineando quello che ha detto Fabio, che penso pensano tutti, insomma, a proposito anche di Valerio Caprelli, di Stasio, di tu, insomma, registi teatrali, insomma, di lungo corso e anche di eterogeneo valore, insomma, scandagliato, che lavorano insomma in una certa maniera, che lo faccio anche il trio, io lo chiamo un trio, li conosco bene da tempo, che fa parte anche Valerio e Ruggero, eccetera. Però la domanda è a Nini, perché ci sono due o tre scene veramente esemplari. Qua si parla di politici, di ispirazioni, cinema, eccetera, ma sono il direttore della fotografia a cui ti sei ispirato. Se dici storare è banale, di qualcun altro. Quindi, siccome me anche i direttori della fotografia sono delle star, ne abbiamo avuti pazzeschi nel passato, superstar, fondamentali, ma anche oggi non è male, ce ne sono alcuni. Volevo capire, ecco, qualcosina in più, perché sei davvero sottile. No, ti ringrazio di tutto quello che hai detto, ovviamente. No, non mi sono ispirato assolutamente a nessuno, perché... capita che il ruolo del direttore della fotografia, almeno nella mia esperienza personale, ne ho conosciuti tanti, è coperto sempre da persone molto per bene, molto serie, che vivono a cavallo tra... A me piace chiamarli artigiani, io mi sento un artigiano, credo che anche il direttore della fotografia sia un artigiano, perché è artista, ma sa inchiodare una cantinella con 5 colpi di martello, che è una cosa importante da saper fare nel nostro lavoro. E quindi no, non mi sono ispirato a nessuno, mi sono ispirato ai suggerimenti che ho avuto dai registi che hanno fatto Crash, tutti e tre, no. Ma io non sono d'accordo sul fatto che danno suggerimenti diversi, secondo me sono un'unica cosa. Grazie. C'era un'altra mano alzata prima, ma è sparita. Sì. Una curiosità, questo film segna la fine della serie televisiva, eppure poi eventualmente andasse benissimo, tutti speriamo, e già ipotizzavi un secondo, un seguito, cioè. No, non è previsto niente, né una quarta stagione né un altro film. Sì, abbiamo pensato di... Sì. Stiamo aprendo un bar. Anzi, venite. Sì, anche noi da qui abbiamo sentito 600, sono però... aumentate dopo l'ottimismo che avete espresso, che stanno aumentando una... diciamo, chiesto, ma perché non rimanete a casa la conferenza?
Ah, però devo dire che a me pare che lo spirito vero sia nella battuta che io trovo la più alta del film, quella in cui il produttore dice: non c'è soldi per tutta questa sensibilità, che è assieme disperata e amara, e colpevolmente fa ridere moltissimo. Devo dire, come il diegetico di... Però quindi credo che sia questo lo spirito del film. Ora noi, se non ci sono altre domande, io vorrei ringraziare uno per uno, ma non lo rifarò se non sbaglio un'altra volta un nome, e quindi... però vi ringrazio tutti e mi aggiungo a tutti i complimenti al cast, perché veramente gli attori della serie come del film rappresentano oggi meglio anche nel lavoro di gruppo e nella funzione. Quindi bravi a tutti, bravi a